Salve a tutti e ben ritrovati su Algalax. Nello scorso episodio abbiamo costruito un claim su Dolce Acqua, in quanto Dolce Acqua aveva meno alleati di 20 miglia. Comunque 20 miglia non è che avesse chissà che alleati, semplicemente erano 9.000-10.000 uomini, vabbè, qui sta contando anche l'imperatore, ma per il resto insomma era abbastanza fattibile come guerra. Però Dolce Acqua invece aveva solo Bar e Ventimiglia come alleati, quindi abbiamo pensato bene di costruire prima il claim su Dolce Acqua e alla fine ci siamo accontentati di Ventimiglia perché l'annessione probabilmente di Dolce Acqua, da un punto di vista strategico, avrebbe comportato una futura guerra con Ventimiglia e quindi tutta quella serie di alleati di Ventimiglia che sono leggermente più forti rispetto agli alleati di Dolce Acqua. Sinceramente, non ne valeva la pena. Quindi abbiamo semplicemente preso 20 miglia invece di prendere Dolce Acqua, che è il claim iniziale della guerra, e per quando finirà la tregua. E nel 1195 andremo a prenderci Dolce Acqua. E poi abbiamo avuto, mentre eravamo in guerra con 20 miglia, una piccola sorpresa. Siracusa si rese indipendente da Balarm e non aveva alleati, pertanto, avendo noi già finito sostanzialmente la guerra contro Dolce Acqua e Ventimiglia, ci mancava giusto la presa di un forte, abbiamo trasportato metà dei nostri uomini a Palermo e abbiamo dichiarato subito guerra a Siracusa, che non aveva alleati, stava cercando di migliorare le relazioni per ottenere dei nuovi alleati, non ha fatto in tempo e noi invece l'abbiamo conquistata, prima che potesse allearsi con i Frichia o stati arabi simili. Volendo potremmo anche prenderci giusto Balarm. Aspetta. Ok, cioè Siracusa si è resa indipendente, ma non Siracusa città. Sì, va bene. Loro sono sempre alleati con i Frichia. Prossimamente, magari, quando i Frichia saranno di nuovo in guerra, potremmo pensare di attaccare Balarm e prenderci Corleone e Siracusa. Poi abbiamo, per i debiti abbiamo solo due debiti da ripagare. I danni della nostra guerra folle, se possiamo dirla così, sono stati lentamente ripagati. Ma bene, iniziamo subito. La Puglia ha rotto l'alleanza. C'era da aspettarselo perché, insomma, avevamo preso quattro nuovi territori in Sicilia. Infatti, ci odiano. E ci odiano, ecco, once your provinces, meno 188 punti. Ha affossato la nostra alleanza l'esserci presi i territori di Siracusa. Allora, io porto i 6.000 uomini qui, nonostante tutto ho ancora i diritti di passaggio in Apulia, sì, il military access, e ce li terremo perché nel caso in cui dovesse esserci qualche altra rivolta strana qui a Fermo, perlomeno potremmo far sbarcare i nostri uomini a Capua o che dir si voglia, arrivare a Chieti, senza circumnavigare. Ecco, ci ha tolto anche i diritti per far sbarcare le nostre truppe in Puglia. Bene, anyway, il prestigio siamo messi benino, siamo a 14 punti. Ah, Monaco ottiene local fortification fino alla fine del gioco. Io me lo tengo. Andiamo a vedere le coalizioni, va? Vabbè, abbiamo qualche provincia, meno 53 addirittura, tipo Ceva, che insomma non ci vedono di buon occhio per le nostre espansioni, sia in Liguria che nel Mediterraneo. Potremmo pensare di prenderci Cagliari, magari, che ha solo 2000 uomini ed ha 11 di development. Come siamo messi nella classifica mondiale? Siamo a 382, siamo un po' lontani dalle prime 8 nazioni. Insomma, Cagliari è alleata col Papa e con Folcalchieri. Non è Folcalchieri che mi preoccupa, ovviamente, tanto il Papa. Arborea è alleata con la Puglia, eh. Questa è complicata. Gli devo far rompere l'alleanza con la Puglia in qualche modo. Mentre Logudoro è alleata con la Provenza, Fermo e Senigallia, che abbiamo già affrontato. E quindi, insomma, sarebbe fattibile. Vediamo un po' in Africa, invece, come siamo messi. Cirenaica, alleata con Tripolitania, Avrasta e Gabes. Mentre Tripolitania è alleata con Avraci, Cirenaica e Gabes, so che sono intercambiabili, però volendo potremmo prenderci la Cirenaica, avanzare un po', magari fino a Bengasi, che ha almeno 10 di development, ma credo sia, sì, la loro capitale. Insomma, annetterla tutta sarebbe impossibile, però una guerra qui in Africa per espanderci non sarebbe male.
Magari però mi lascerei giusto un lembo di terra per non confinare direttamente con Fatimiz, tipo mi fermo ad Al-Baida. Oh, ma qui c'è una bellissima terra non colonizzata tropicale. Potremmo prenderci un pezzo di lembo, una lingua di Mediterraneo, diciamo così. Però c'è da dire che io ho da affrontare una serie di ribelli qui a Palermo, a Fermo, Siracusa. Vediamo, insomma. Voglio aumentare la stabilità. Ventimiglia è diventata parte della nostra provincia. Apulia ci ha tolto anche il military access. Quindi con la Puglia non abbiamo niente che spartire adesso. Bene, ma non benissimo. Pisa invece. Pisa è alleata con un po' di staterelli qui. Ok, ripaghiamo il prestito. Purtroppo posso pagare solo uno dei due. Vabbè. Carniola ci offre l'alleanza. Ma tipo con la Croazia magari no. Vediamo un po' la mappa delle alleanze. Forse ci conviene cominciare a guardarci attorno per nuovi alleati. Il problema è che molti sono alleati un pochino così così. Castiglia sta avanzando nell'entroterra spagnolo. Non abbiamo grandi alleati in realtà. Forse Carniola potrebbe anche andarci bene in realtà. Va bene, dai. Accettiamo l'alleanza che ci è stata generosamente offerta. Sì, insomma, la Castiglia si è presa Leon. Aragona non sta avanzando granché, eh? Chissà, poi sono curioso di vedere se Aragona resterà così per sempre o se ci sarà un evento per cui si espanderà in futuro. Rivali, potremmo scegliere come rivali. Sono tutti stati lontani da me, onestamente. Forse giusto Dauphin è leggermente vicino, ma non credo avrò mai a che fare con Dauphin. Non penso di espandermi tanto in Francia, cioè sarebbe carino però. Tutto perché la Cirenaica non è più nostra rivale, cioè non è troppo piccola la Cirenaica per noi. Mi sa che mi conviene prendere uno stato stupido tipo Bregenz, ma sì. Allora, prendiamoci la covert action in Cirenaica e andiamo a vedere che si può combinare. Intanto almeno facciamo la covert action, poi decidiamo cosa farne del nostro claim, insomma. Posso guadagnare un po' di ducati, certo! E abbiamo ripagato i nostri debiti, che bello. E aumentiamo anche la stabilità, già che ci siamo. No, non posso ancora farlo, mi sono ancora 260 punti, li ho usati per gli stati siciliani prima, è vero, per le province siciliane. Provenza non trasferirà più trade power da noi, va bene, me l'aspettavo. Dove siamo messi peggio? Siamo messi peggio nelle tech amministrative. Allora io scelgo un burocrate come candidato, abbiamo Giorgio, buona parte. E scegliamo sempre Ghibellini come la scorsa volta in maniera machiavellica perché ci dà dei bonus più interessanti. Niente, Giorgio Buonaparte ci dà un malus alle relazioni. Non potevamo iniziare peggio di così. Come sta andando il nostro trade a proposito? La nostra flotta? Contrevole nel più seggio di un cardinale. Abbiamo perso un cardinale, ne avevamo guadagnato uno tempo addietro, proprio la volta scorsa, sì, se ricordo bene, a Ventimiglia. Abbiamo perso invece quello di Pontremoli, che insomma non è una buona notizia, ma tanto abbiamo capito che il seggio papale non è proprio alla nostra portata. Io comunque investo qualche punticino. Abbiamo il 4 per... No, quante chance abbiamo noi? Abbiamo il 16% di chance. Ma vediamo un po'. Non sono tanto convinto che riusciamo a vincere, riusciamo a essere eletti papa, ma sarebbe molto bello. Nel dubbio ci proviamo. Dunque, adesso che siamo finalmente in positivo e senza debiti, guadagniamo 8 ducati al mese, direi che possiamo anche investire dei punti per un advisor. Vediamo un po'. Allora, Filippo se ne rega dei costi di stabilità, modificatore di costo di stabilità di meno 10. Mancut Banu Awas ha un bonus diplomatico di più 1. E va bene, vieni pure da noi. E poi c'è Giuseppe Cattaneo, che è venuto da noi perché ha... E che cavolo però, cioè perdiamo perdiamo già Filippo se ne rega. Però National Tax Modifier di più 10, solo che perdiamo più 50 punti amministrativi. E vabbè, andiamo ad assumere questo. Ah, non ho sufficienti soldi per assumere i diplomatici. E allora prendiamo Giuseppe Cattaneo, 3 ducati al mese, però più 2 a Military Skill, sinceramente va benissimo. E poi andremo a prendere il nostro pagano Chiavari, che in realtà non costa di meno. Via un altro rivale, Batalawis,
che comunque era grande, non è più il nostro rivale. E chi possiamo scegliere? Senti, Savigna, dai. Che almeno in Slovenia, volendo, potremmo prendere qualcosa lì. Accept demand, ignore them, niente. Prendiamo punti diplomatici, amministrativi, come se fossero noccioline qui intanto. E va bene così. Qui c'è intanto una guerra della Reconquista fra Castiglia e Gartanà. La stanno, vabbè, si vede già dalla mappa che la stanno perdendo male. Più che altro mi stupisce, stanno riuscendo in qualche modo a fare una riconquista abbastanza svelta. Però il problema è che sta avanzando solo Castiglia, cioè Aragona è bloccata, Barcellona non so se farà qualcosa. Boemia ci ha annunciato come rivali, la Boemia. Oh mamma, qui le cose cominciano a mettersi male per noi. Vediamo un po' i ribelli, ci sono i ribelli a Siracusa, i ribelli a Trinacria. Spostiamo le nostre truppe a Ragusa, va? Tanto per rallentare l'avanzata dei ribelli di Siracusa. Mentre i ribelli della Trinacria sono tutti a Sciacca, Agrigento e Terranova, quindi posso occupare l'uno o l'altra. Mentre invece ci sono dei ribelli a Ventimiglia, che a questo punto andiamo a occupare militarmente. Ok, abbiamo abbassato un pochettino le chance di far spawnare i ribelli da Ventimiglia. Vediamo un po' come va, insomma, perché poi ci sono anche i ribelli di Febo, ma quelli penso che non spawneranno mai. Possiamo finalmente aumentare la stabilità, finalmente. E abbiamo già perso un po' di ribelli. Questo dovrebbe servire a rallentare la forza dei ribelli. Possiamo anche convertire qualche provincia al cattolicesimo. La tregua con Logudoro è finita. Io però, se vado in guerra con Logudoro, sono abbastanza sicuro che mi aumenterà ancora la coalizione in Liguria. Quindi voglio starmene buono in Sardegna per il momento. Posso scegliere un'abilità? Bah, io direi War Score contro altre religioni che mi può servire in Cirenaica. Dicevo, Terranova se non sbaglio è fra le province che abbiamo, sì, Terranova è fra le province che abbiamo appena occupato. Sciacca, idem. Ozire e Doleanova sono ortodosse. Poi abbiamo Marsala, Ragusa, Agrigento. Ragusa però l'abbiamo appena conquistata. Marsala e Agrigento. No, Agrigento anche l'abbiamo appena conquistata, quindi restano solo Marsala e poi Ozire e Doglianova. Io però voglio vedere come siamo messi. Ma tutti questi accessi militari, per quale motivo? C'è una guerra in corso in Italia? Vediamo un po'. Certo che Emiliano ha un clima ovunque. Ok, c'è semplicemente una mega guerra fra questi stati francesi, Lucca, Saluzzo e la Savoia. La Savoia che vorrebbe riprendersi i propri territori, ma allora, sta per scadere l'era delle guerre sante, quindi mi devo spicciare. Io ho tipo 120 mesi, sono 5 anni di tempo per una guerra in Cirenaica, però siamo a 31 con la covert action. Ho confuso con i tempi per il Sacro Romano Impero, allora io chiedo a Lucoglia, che è anche la più vicina. E così così otterrei lo spy network perché potrebbe girarmi bene. Io però non so a questo punto se aspettare che spawnino i ribelli in Sicilia. Forse mi conviene. Montremo del nuovo seggio, l'abbiamo riconquistato sostanzialmente. Andiamo avanti. Giusto, dicevamo. Abbiamo quattro province, vabbè, una è Arborea. Abbiamo tre province ortodosse che potremmo convertire in Sardegna. Di queste province, quant'è l'unrest a Doglianova? Di meno 1,5. Qui l'unrest è di 88,5, ma perché c'è stato il recent uprising, quindi non voglio rischiarla. E a Nuoro idem. Quindi secondo me la scelta più sensata è fare prima la conversione di Doglianova e poi vedere se riusciamo a convertire altre province. Sono indeciso se far spawnare i ribelli, ma questo qui anche perché sono debolucci in realtà. Schieriamo il nostro doge Bonaparte a Marsala. E anche un 2 stelle, figo. Ok, con questo dovremmo accelerare i ribelli in Trinacria. Magari metto. Non posso più spostarmi in Puglia, vabbè. Abbiamo un expiring casus belli contro fermo, vabbè, non ci interessa. Dunque, tra meno di un anno dovrebbero arrivare i ribelli a Trinacria. Poi spero che spawnino i ribelli di Siracusa. E così ci togliamo di mezzo i ribelli in Sicilia e andiamo a occupare la Cirenaica. Quindi forza.
Guadagna 3 punti mercantilismo. Sì, guadagniamo 3 punti mercantilismo, va. Allora, c'era l'ultimo advisor che potremmo chiamare. In realtà ci hanno scammato perché doveva essere. Cioè, almeno avevo capito che pagano Chiavari, doveva venire con la metà, insomma, del suo stipendio. 6 monete io non le posso sostenere. Mi spiace, signor Pagano. non ho abbastanza soldi. Ma intanto, guerra in Irlanda. Posto a Marsala e da lì dovremmo attaccarli anche facilmente. Tra l'altro non hanno ancora scoperto la nostra rete diplomatica in Cirenaica, speriamo bene. Sono arrivati anche i ribelli a Logudoro, che probabilmente sponeranno. Sa che dovrà più del previsto questa storia dei ribelli, eh? Quanti uomini dovremmo affrontare in Cirenaica, giusto per curiosità? Perché se sono tanti, sono tanti. Sono 16.000 uomini, sono tosti, eh? O riesco a chiamare qualcuno in guerra con me, chi verrebbe? Arborio verrebbe, Carniola, Romagna e Papa no, ovviamente. Quindi sarebbe servita la Puglia. Ma cacciami fuori dai guai. Ok, preso Giannettino di Busca come nuovo doge. Abbiamo Advisor Cost meno 20%, ottimo. Ci prendiamo i livelli. E adesso la Puglia vuole il military assist da noi. Certo. Col cavolo. Logudoro è già al 60%. Ok, allora, aspetta. Interrompiamo la trade, il trade node, andiamo a prendere 7.000 uomini da 20 miglia. Li schieriamo in Sardegna, anzi tu vieni qui, non vorrei che spawnassero lì i ribelli. Ok, sono arrivate le navi in Liguria. Portiamo i nostri uomini in Sardegna, qui. Ora che abbiamo un po' di soldi, potremmo anche pensare, è vero, non ci ho pensato. Potenziamo l'esercito. Potenziamo anche le navi, già che ci siamo. Magari una nave da trasporto in più la gradirei. Facciamo due. Costruiamo un po' di hulk. Forse dovremmo costruire anche delle galere. Vediamo un po'. La longship ha un buon fuoco, una buona potenza di fuoco e cannoni. Costa un po', ma ci aiuterebbe a difenderci. Diciamo che difende con una hulk, quindi relativamente non è molto. Magari giusto una longship, una nave. Navy ship potremmo fare. Ok. E poi vediamo, insomma, ci manteniamo così. Così rinforziamo la nostra flotta navale. Ok. 7.000 uomini schierati qui. Loro si stanno un attimo riprendendo. Va bene. Stiamo aspettando che arrivino i ribelli, visto che la Trina Cree è al 90% da un anno. Un anno no, però insomma, ci sta mettendo il suo tempo, diciamo così. Non è che abbiamo appena reclutato un po' di uomini. Ah, finalmente. Ribelli ad Agrigento. Allora, schieriamo subito l'esercito con Giannettino di Busca. Purtroppo non è più il generale con 2 stelle, ma ce lo faremo bastare. E con questo abbiamo battuto i ribelli della Trinacria. E già i primi sono andati. Arbore ci chiama in guerra? Ma come? Senti, decliniamo a questo punto e se la vede Arborea. Anche perché dovevamo declinare prima o poi l'alleanza. L'alleanza col Papa? Ah dai, sì. Diamo accesso militare al Papa, magari è la volta buona che gli tolgono l'alleanza con la Puglia. Non sarebbe affatto male. Però la Puglia giustamente va dal Papa. Abbiamo meno 12 di prestigio, giustamente perché abbiamo appena rifiutato di entrare in guerra con loro. Abbiamo perso Steel Trade a Senigallia. Toschiamo le truppe Rosei qui intanto. Questa è complicata. Io non so. Cioè, se avesse accettato la guerra, alla fine sarebbe finita che si sarebbero presi Cagliari, non avrebbe ottenuto nulla. Ed è poi suicida perché andava a scontrarmi contro il Papa. Anche se vedo che il Papa le sta prendendo un po', decisamente sì. E mi dispiace, in Sardegna sarà complicata prendersi Arborea passando dalla Puglia, eh. Quanti uomini hanno in Puglia? Ne hanno 23.000. Noi ne abbiamo 21, mi sembra. Vedremo, insomma, 21.000 uomini non sono. Ah no, 18.000 ne abbiamo, neanche 21, sono tanti. Senza contare che il Papa le sta prendendo, quindi immagina come andremo con gli alleati. Ok, i separatisti di Logudoro sono spawnati. Ho dimenticato di settare il leader, ma forse non ci servirà. Niente, ci propone una crociata. Io mando. Mandiamo uomini e truppe. Ok, vinta la battaglia con i ribelli a Logudoro. Portiamo le truppe in Liguria, già che ci siamo. O in Liguria o magari le portiamo in Sardegna. Anzi, le portiamo in Cirenaica. Ok, ribelli anche a Ragusa, finalmente. Andiamo ad attaccarli. E il Papa. Niente, il Papa ci ha coinvolto in una. Che
Slamsen, eh? Forse non è così impossibile. Va bene, dai, accettiamo. Sì, non è così impossibile. Ma forse riesco a prenderci le Baleari? No, 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 aspetta, questa sarebbe clamorosa. Scusa. Ci prendiamo le Baleari e continuiamo la nostra espansione delle isole nel Mediterraneo. Sarebbe fantastico. La voglio provare. Intanto ci hanno donato 10 navi da trasporto. Sono arrivate a Monaco. E con queste potremmo arrivare a prenderci almeno un'isoletta qui dell'isola della Maiorca. Queste 18 le unisco alle 4 che si trovano qui. Le altre 10 stanno arrivando adesso alle Baleari. Ok, li facciamo sbarcare a Minorca. Mi hanno ingaggiato una battaglia navale. Cavolo, ok, questo non ci voleva. Allora, esco dalla battaglia navale, non voglio perdere le navi subito. Sono arrivate anche le navi di Tlemcen. Hanno fiutato il sangue, probabilmente. Ok. Intanto Minorca l'abbiamo presa. Va, facciamo sbarcare i 7.000 uomini qui a Maiorca. Ok. E adesso ci conviene unire le due flotte. Ne facciamo una sola. Abbiamo un claim a Senigallia. Vabbè, chi se ne frega di Senigallia. Manacor presa. Portiamo le truppe a Maiorca. E queste 4.000 le facciamo andare a occupare l'altra isoletta, magari. Ci sono 16 navi, speriamo non si accorgano di noi. E andiamo a occupare. Ah, cavolo, stanno arrivando in Mediterraneo. Sì, ok, perfetto, vai pure, vai. E noi ci spostiamo sulla costa di Maiorca e attracchiamo qui. Il fatto di aver raggruppato le navi ci dà un piccolo vantaggio, però insomma, il vantaggio è relativo, perché comunque hanno più navi di noi. Già che ci siamo, andiamo a occupare anche l'altra provincia qui, prima che magari arrivi qualcun altro, tipo la Romagna. Ho occupato un'altra provincia, Ibiza, e niente, perdiamo intanto un punto di stabilità. Ok, Inak è stata occupata, andiamo a continuare l'assedio al forte di Maiorca. Tutto ciò speriamo che il Papa ci conceda anche una sola isoletta, mi va benissimo, non chiedo tanto. Oh no, è arrivata la piaga, spendiamo un po' di ducati, va. E ovviamente il Papa non ci ha concesso le isolette qui nel Mediterraneo. Peccato però, sarebbe stata una bella pensata arrivare a prenderci l'isola di Maiorca. Allora, a questo punto, con chi altro siamo in guerra? Tlemcen e Battlewise non mi interessano. Tlemcen peraltro è in guerra con i Frichia, in guerra con il mondo. E Balarm? Potenzialmente potrei dichiarare guerra a Balarm. 30-4. No, non, perché i Frichia non gli ha preso. Cioè, Tlemcen non ha occupato, mi sa, nessuna città di Frichia. Portiamo i nostri uomini a casa, a questo punto. Dove li riportiamo? Li portiamo a Palermo. Vediamo un po' qui come siamo messi eventualmente con una guerra. Entrerebbero tutti però. Tlemcen ormai l'abbiamo persa. Volendo, potrei. Malta. Aspetta, aspetta. Malta è alleata con i Frichi e Danija. I Frichia sarebbe un po' complicato da prendere, ma più che altro da battere. Entrerebbero giusto il Papa, noi siamo 21.000, loro 19.000. Ah, serviva la Puglia per questa guerra. Perché così ci prendevamo le Baleari e potevamo veramente spaccare. In Cirenaica invece non entrerebbe nessuno, siamo 15.000, 15.000. La vedo un po' suicida come cosa. Comunque va detto che nel frattempo che abbiamo cercato di invadere mezzo mondo, siamo arrivati al 1193. Cioè tra 2 anni potremo conquistare Dolceacqua e prenderci un territorio. Cioè completare la missione per la Liguria. Vediamo insomma, vediamo. Va bene, io intanto la Croazia sta venendo invasa da Bisanzio. Bene. Va bene, io direi che con questo è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo video.